Salve a tutti, benvenuti da Tecnoice. Oggi vedremo come collegare il nostro computer al nostro modem o qualsiasi altro dispositivo, DVR, impianto d'allarme o dispositivi che hanno bisogno del cavo per navigare, avere una comunicazione all'esterno tramite il modem. E se avessimo problemi da passare il cavo, ci sono due soluzioni che proporrò in questo video per evitare, se a livello impiantistico non abbiamo la possibilità di passare il cavo, vediamo come fare. La prima soluzione che vi presenterò. Ok, questa è la prima soluzione, è praticamente un Wi-Fi repeater bridge. Come vedete, la comunicazione è a 300 megabit al secondo, ma ne ce ne sono altri più potenti. Io questo dispositivo l'ho già recensito in un altro mio video, vi lascio il link. E devo dire che è un ottimo dispositivo per evitare di passare il cavo. Ha la possibilità di essere alimentato direttamente dal computer, praticamente l'USB. Si alimenta a 5 volts, ha la possibilità anche di montare un alimentatore separato, sempre a 5 volts, e questo va inserito dove si inserisce di normalmente il cavo RJ45, quindi il cavo LAN. E la cosa bella che il dispositivo l'abbiamo connesso, non se ne accorgerà che è un sistema wireless, lui penserà che sia praticamente un normale cavo Ethernet, che è un cavo LAN. Lui fa sì che trasforma, diciamo, questo cavo in un sistema, una tecnologia wireless Wi-Fi. Ok? Questa è un'ottima soluzione. Poi vi lascio il link in descrizione sotto il titolo, in modo che così vi rendete conto i prezzi più o meno se non sono simili. L'altro prodotto che andrò a provare oggi, che vi farò vedere, è questa qua, che sicuramente già l'avete visti. Questa è un'altra soluzione che, insomma, valida. Ce ne sono diverse marche. Io oggi proverò questa della Tenda, non è male. Utilizza la tecnologia Powerline, quindi a onde convogliate. Vi lascerò poi dei link di cosa sto parlando. Abbiamo due elementi nella scatola, un trasmettitore e un ricevitore, vanno tranquillamente collegati alla presa di corrente che abbiamo e proprio l'informazione, i dati viaggiano utilizzando i cavi elettrico per far viaggiare i dati. Qua non abbiamo differenza di TX e RX. Se li scambiate non succede nulla, basta che metti uno va inserito nei pressi del modem. E quindi poi utilizzi il cavo LAN e l'altro nei pressi del computer o DVR che sia, insomma. E poi va utilizzato questo tastino qua per l'accoppiamento. Lo facciamo insieme. Ok, colleghiamo il primo power line della tenda e lo inseriamo qui nei pressi del computer. Ok. E niente, poi andiamo a mettere l'altro vicino al modem. Andiamo a collegare nei pressi del modem o dello switch l'altro power line. Praticamente utilizzerò un cavo per collegarlo alla porta Ethernet del nostro, in questo caso è uno switch, ma anche la porta dietro al modem va bene. Ok, colleghiamo primo cavo. Ok, e l'altro lo colleghiamo qui dove abbiamo internet o dietro il modem. Ok, andiamo dall'altra parte vicino al computer. Ok, abbiamo collegato l'altro cavo all'altro power line, quello vicino al computer. Ecco qui l'altra estremità del cavo RJ45 e lo colleghiamo al computer alla porta LAN. Diamo l'alimentazione, accendiamo. Come vedete qui non abbiamo rete, ok, nessun accesso a internet. Accendiamo anche questo qui vicino alla rete, quindi vicino al modem o allo switch. Premiamo anche qui il pair. Dovrebbe diventare fisso, vediamo un po'. Ok, premiamo il pair, vediamo che succede.
Ok, si sono accesi tutte e tre i LED. Allora, vediamo insieme. Il primo è praticamente quando è verde fisso, indica che l'alimentazione c'è ed è va bene. Il secondo LED, dove c'è l'icona della casa, indica che i nostri sistemi, i nostri due dispositivi sono collegati correttamente con la linea power line, mentre il terzo, l'ultimo, dove ci sono i computerini. Quindi vuol dire che il nostro cavo Ethernet è stato collegato correttamente al dispositivo. Quindi ora dovremo avere il collegamento a internet con il nostro computer. Ok, vediamo ora se il nostro dispositivo è connesso. Come vedete, ora è connesso. Accesso a internet. Ok. Ok, ora possiamo tranquillamente viaggiare su internet con il nostro computer utilizzando una tecnologia Powerline tranquillamente su internet, come vedete. Ok, ragazzi, abbiamo visto in questo video come collegarci a internet o a qualsiasi altro dispositivo con la tecnologia Powerline o col sistema Bridge Wi-Fi che vi ho fatto vedere prima, e questi due dispositivi ci permetteranno di navigare ovunque noi ci troviamo. Ok? Spero che questo video sia stato utile. Grazie da TechnoEyes.